Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con un nuovo sito. Questo sito si chiama New Craft Day. Ultimamente sto ricevendo tantissime proposte di collaborazioni, ma davvero tante, e ne ho accettato solo alcune, quelle ovviamente che vedrete sul canale, perché ho poco tempo. Quindi sto cercando di selezionare alcuni siti e questo è uno di quelli. New Craft Day in pratica propone sia il diamond painting, ovviamente mi sto appassionando anche al diamond painting, anche al punto a croce, come vedete le immagini scorrono, questo è appunto il sito di New Craft Day. Poi vi metterò anche il link in descrizione e anche il link dei prodotti che ho scelto. E anche il codice sconto. Il codice sconto è questo qui, me lo sono scritto perché oggi sto un po' svalvolata. È Giulia, scritto con 2A, 10, per avere appunto il meno il 10% senza minimo di spesa. E come dicevo, il diamond painting è anche da dipingere con i numeri, quindi ha tantissime cose interessanti. Vi lascio il link in descrizione. Da questo sito ho scelto esattamente due prodotti. Il primo, aspettate che tolgo tutto dalla busta e torno. Rieccomi, il pacchetto è arrivato esattamente in 6 giorni lavorativi. Come vi dicevo prima, ho scelto due prodotti. Uno inerente al diamond painting. Ho scelto questa graziosissima borsina, pochettina, borsettina, che se non erro l'ha scelta anche Mary Creazioni, che saluto, ciao Mary, e anche il canale La Dolcezza Viene Guardando. Non mi ricordo il nome, scusami, ma so che segui i miei video e ti saluto con affetto. E so che abbiamo tutte e tre la stessa borsettina, quindi è stupenda questa cosa. Mi piace tantissimo la stampa. Ricorda un pochettino le maioliche, un pochettino anche le borse che fa Dolce & Gabbana, però vagamente, di sfuggita, di svista proprio, diciamo la lavorazione. E quindi mi sono innamorata, io subito l'ho pensata, che ne so, con un paio di jeans, una t-shirt bianca, questa qui, un foulard nei capelli di questo blu e via, si va a comandare. In pinetina si fa incomandare, dove c'è il fresco, così non ho gli sbalzi di temperatura e dopo inizio a parlare da sola. Comunque, questa borsettina è davvero molto carina. Se riesco ad aprirla, ve la mostro anche a vis-à-vis. Eccola qua. Vi dirò, il tessuto è questa simil ecopelle, è morbidino, pensavo peggio. E poi ovviamente si toglie questa pellicola e qui è adesivo perché in questa parte qui vanno inseriti tutti i vari diamantini per rendere la borsa un pochettino quel tocco un po' luccicoso. Qui come vedete c'è la zip con questo po' di catenina e qui dove c'è la catenina va aggiunto la nappina che è presente all'interno del kit della borsetta. Aspettate, tolgo la borsa perché sennò non si vede più nulla. Qua, come vedete, c'è tutto l'occorrente per realizzare il diamond painting, tutti i vari diamantini di diverse dimensioni differenti. Vedete? Ci sono queste qui un po' allungate, tipo losanghe, in diverse colorazioni. Ci sono anche queste che sono microscopiche, quelle tonde. Insomma, ci sono un bel po' di diamantini tutti belli colorati, anche le cuccine, e queste poi vanno inserite in base al numerino che c'è scritto appunto sulla bustina, vanno inserite sulla pochettina, alzando piano piano questa pellicolina. Vedete, il primo bordo è il numero 1 e piano piano il contorno sarà fatto con tutti i diamantini, quello lì nella sezione appunto numero 1, che sono appunto questi qua, questo bellissimo colore. Insomma, mi divertirò al fresco a fare questa borsina in diamond painting. E poi, perché no, questa potrebbe essere la borsina per quando organizzeremo un incontro tutti insieme appassionatamente, tutte le creative con la stessa borsina. Sarebbe una cosa carina. E poi all'interno c'è la pennina per prendere appunto tutti i vari diamantini, c'è la colla, c'è anche questa
questo vassoietto, c'è la catena per ovviamente agganciare e poi la nappina che vi dicevo prima. E se non erro c'è anche l'anellino, se mi sa che sta agganciato, sì, è agganciato vicino alla catena qui, per poter realizzare la borsina appunto in diamond painting. Inserisco di nuovo tutto all'interno, se no mi perdo qualche pezzo. Ed ecco qua, questa è la prima cosina che ho scelto dal sito. Appena l'ho vista me ne sono innamorata ed è davvero molto carina. Ce ne sono diverse, diversi tipi, tipologie di borsine. Ci sono anche quelle lì in tessuto, tipo quelle classiche borse grandi per poter utilizzare quando si va a fare spesa per non prendere sacchettini di plastica e quant'altro, e quindi prendere una borsa che si va a riutilizzare tantissime volte in modo da non avere tutti questi questa plastica in casa. E le trovo davvero molto molto carine. Questa qui principalmente l'ho scelta per, come dicevo prima, è piccolina, io non amo le borse tanto grandi. Quindi basta che c'entra lo smartphone, un pacchetto di fazzolettini e un paio di chiavi di casa e poi sto a posto, cioè potrei andare ovunque con questi tre elementi. E basta, questo li contiene tranquillamente il cellulare, sì, c'entra, c'entrano queste tre cose tranquillamente. E questo è il primo oggettino che ho scelto appunto dal sito di New Craft Day. Il secondo oggettino è un contenitore ed eccolo qua. È un bellissimo contenitore, vi dirò, bello con la chiusura bella resistente. Poi ci sono anche le etichette, quindi ottimo, quelle lì adesive che posso tranquillamente scrivere cosa inserirò all'interno del contenitore. E poi queste che sono simil Tic Tac con il coperchio che si chiude perfettamente ed è trasparente, perché di solito in commercio ci sono questa tipologia di contenitore ma hanno il coperchio colorato e a me non piace, perché voglio che il contenitore, specialmente quello inerente alle perline, sia trasparente anche sopra in modo da poter vedere subito che tipologia di perlina c'è all'interno e anche la colorazione. Infatti la maggior parte delle volte che prendo questa tipologia di contenitore, di solito ho preso quelli lì un po' più bassi, non so se vi ricordate, quelli sempre con un contenitore e poi ci sono tutti slot collegati da 5, sono un po' più bassi, quelli li utilizzo per le rocaille. Questa tipologia qui la pensavo invece per andare ad inserire all'interno le Super Duo o anche tutte le Parpuca, tutte le perline un po' più particolari rispetto alla semplice rocaille, e da tenerle tutte quante qui, tutte insieme appassionatamente. Ovviamente questo qui è un contenitore da 40 slot, cioè 44 contenitori piccolini. Ad occhio non credo che c'entrano tutte le perline che ho di là, perché tutte le perline, quelle un po' più particolari, le ho tutte all'interno di una scatola. Tutte le bustine sono lì incastrate tra di loro e ogni volta che devo prendere quella scatola, sinceramente mi passa la voglia di perlinare con quella tipologia di perline, perché poi le devo andare a ricercare, è un macello. Quindi pensavo di organizzarle tutte quante in questa tipologia di contenitore. Adesso ho preso questo qui da 44, nel sito di New Craft Day c'è anche quello lì da 68, da 102 contenitori piccoli, quindi sono ancora più grandi. E quindi in modo da poter avere tutte le perline, quelle tra virgolette particolari, tutti quanti all'interno del medesimo contenitore, oppure averne anche più di un contenitore di queste perline. Oppure, che ne so, mettere tutte le Super Duo per colore in un contenitore, differenziarlo per perlina, anche sarebbe carina come cosa. E niente ragazzi, questi sono i due oggettini che ho scelto dal sito di New Craft Day. Vi lascio i link in descrizione e io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!